Betlemme. Betlemme è un villaggio sperduto della Giudea. Siamo immersi in quel silenzio questa sera, nel silenzio di quella notte. E la notte copriva tutto. Sì, era notte, l'abbiamo sentito nel campo dei pastori. Sembrava una notte come tutte le altre. Forse quei pastori erano ignari del censimento ordinato dall'imperatore, Cesare Augusto, ed erano certo all'oscuro di quella storia, di quella giovane coppia di sposi che aveva cercato riparo nei dintorni per far nascere il loro bimbo in un luogo dignitoso, un alloggio che fosse umano, trovando invece soltanto la disponibilità di una stalla. Quanto ci deve far riflettere, fratelli e sorelle, che Dio interviene sempre nella storia dell'uomo, nella storia dell'umanità, e lo fa attraverso eventi, fatti, ma soprattutto persone. Ed è bella questa immagine di Giuseppe, che è l'uomo mediante il quale Dio si prende cura degli inizi della storia della redenzione. Interviene Dio fidandosi del coraggio creativo di Giuseppe, di quest'uomo che giungendo a Betlemme e non trovando un alloggio per la sua sposa incinta, sistema una stalla, la riassetta, affinché possa diventare un luogo il più accogliente possibile. Un luogo accogliente per il figlio di Dio che viene nel mondo. Era notte. E ad un certo punto la notte dei pastori, fu spezzata da una luce improvvisa. L'abbiamo ascoltato nel testo sacro. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Quell'angelo, quel raggio di cielo che aveva già visitato la vita di Maria e di Giuseppe, quel raggio di cielo ora avvolge anche i pastori. E il timore che li aveva colti all'inizio si apre alla gioia, si apre allo stupore. Allora lì le tenebre si rischiarano. Vedete, fratelli e sorelle, questa notte, lo sappiamo benissimo tutti, questa notte del 2020 è diversa da quelle notti degli anni precedenti che abbiamo vissuto, ma forse non è troppo diversa da quella notte di Betlemme. Questa notte, forse in questa notte, il buio ci appare più fitto, la tenebra ci sembra più densa, ma questa notte di Natale, di quest'anno di pandemia, raccoglie simbolicamente tante altre notti, quelle notti che hanno vissuto i familiari di quelle persone morte a causa di questa pandemia, nel dolore di non aver potuto salutare i propri cari, le notti di chi insonne ancora oggi continua a non sapere come arrivare a fine mese, perché si vede defraudato dei propri risparmi, gli ultimi risparmi. Le notti faticose dei medici, lo sappiamo benissimo tutti, quante immagini sono passate davanti ai nostri occhi, ma non soltanto, pensate alle tante forze dell'ordine, a coloro che sono occupati nella comunicazione, a coloro che hanno cercato di prendersi cura dei più piccoli, dei più fragili, raggiungendoli attraverso un video per dare loro consolazione, per educarli, per non abbassare la sfida educativa in un tempo quanto mai difficile, ma sapendo che quella è la cosa da fare, quella è la cosa importante. Allora, come un immenso campo di pastori avvolto dalle tenebre, forse anche questa notte il nostro mondo che vive questo tempo così difficile.
E possiamo dire che è una cosa che forse accomuna tutti e che lo sentiamo nel cuore tutti, è un dolore universale. Il dolore provocato sicuramente da questo virus, ma guardate, un dolore che non è soltanto provocato, ma anche svelato da questo virus. Perché se ci pensiamo bene, ci sono delle notti prima del virus e forse ci saranno delle notti anche dopo questo tempo di pandemia che ancora avvolgeranno il mondo. E sono le notti della povertà, sono le notti della fame, sono le notti della violenza che ancora attanaglia questo mondo, della discordia. Quante notti vive il mondo? Ora noi siamo concentrati forse solo su questa, ma quante notti ci sono state prima e quante ce ne saranno? Ma il realismo cristiano, perché noi siamo realisti, il cristiano è un realista, una persona che sa guardare il reale, ciò che accade, e il realismo cristiano non butta via niente di ciò che esiste. Sa che in tutto ciò che l'uomo è chiamato a vivere, lì, con le sue luci e le sue ombre, la realtà è portatrice di un senso diverso, di un senso più profondo, di qualcosa che ci viene svelato e che dice qualcosa dell'uomo e del mistero di Dio. Allora la buona notizia che abbiamo ascoltato nel Vangelo è proprio che in questa coltre così ombrosa, così tenebrosa, irrompe un angelo. E questo angelo è un fascio di luce, porta la luce, rompe queste tenebre, rompe questo buio. E anche in questo tempo gli angeli hanno assunto tanti volti, delle persone che si sono fatte prossime, che si sono fatte vicine, negli ospedali, nelle case di cura, nelle RSA, ma dicevo anche di quegli angeli che si sono fatti vicini ai più piccoli, cercando di far trasparire un sorriso degli occhi sopra le nostre mascherine, per togliere loro forse quel senso di smarrimento e di paura che avevano sul volto. Ci sono angeli che hanno bussato alle porte, semplicemente per dare un saluto, un augurio, o forse anche per dare qualcosa da mangiare, per dare un aiuto anche economico, anche materiale, alle tante sofferenze che sappiamo esistono. Ci sono altri angeli, angeli che stanno davanti ad un tabernacolo, per non permettere quella speranza piccina, così la chiamerebbe un grande Charles Peguy, che quella speranza piccina non si spenga, non si affievolisca, e che portano tutti i dolori del mondo davanti al Signore, li presentano a Lui e intercedono. Questi angeli sono spesso angeli invisibili, e lo sappiamo, sono angeli incuranti della pubblicità, della gloria del mondo, ma sappiamo che sono preoccupati piuttosto di alleviare le sofferenze, di stare vicino alle persone che sono nel disagio. E anche nella scena della Natività, San Giuseppe, questa figura bellissima che ci è consegnato in questo anno, ci ricorda che tutti coloro che sono apparentemente nascosti o in seconda linea hanno un protagonismo senza pari nella storia della salvezza. L'angelo annuncia ai pastori il grande, unico e incredibile dono di Dio. Dio che si fa uomo, Dio che si fa bambino, l'Altissimo che diventa bambino, il Signore delle stelle che spunta da una stalla. Ed è necessaria questa luce, è necessaria questa luce ai nostri occhi, è necessaria questa luce per il nostro cuore,
per soltare quelle tenebre che avvolgono la nostra vita. Vedete, spesso nella vita accadono degli eventi che non comprendiamo subito, lo sappiamo bene, non ne comprendiamo subito il significato. E la nostra prima reazione di solito davanti a questo è la delusione, è la ribellione. E sapete che cosa succede? Succede che non riusciamo più a benedire, a dire bene della vita. Vediamo soltanto quello che non funziona. Ma che bella questa figura di Giuseppe che lascia da parte i suoi ragionamenti per fare spazio a quello che accade, agli avvenimenti. E per questo, e per quanto possa apparire misterioso, egli lo accoglie e se ne assume la responsabilità. Tutti noi abbiamo una responsabilità, ed è una responsabilità attiva, non passiva. Tutti dobbiamo continuare a lottare, dobbiamo vivere, dobbiamo aiutarci, dobbiamo avere cura gli uni degli altri, dobbiamo imparare a chi ha perso parole di benedizione a benedire di nuovo. Allora per i pastori Gesù è veramente un dono speciale in quella notte. E noi siamo proprio come quei pastori in questa notte. Il mondo in questa notte è proprio rappresentata bene da quei pastori. Siamo nella tenebra e vogliamo accogliere Gesù come il nostro raggio di luce. San Francesco a Greccio vuole vedere la luce, vuole udire il canto degli angeli, vuole toccare il bambino, vuole gustare, baciare, vuole sentire l'odore. Francesco a Greccio si vuole coinvolgere completamente, vuole mischiare la sua vita con quella scena del presepe, di quel bimbo, il figlio dell'Altissimo che viene nel mondo. Vuole imparare da lui i sentimenti, le azioni, perché i sentimenti, le azioni, i pensieri di Gesù possano essere i suoi. Ed è questo che fa il cristiano. Accoglie Gesù perché accogliendo lui possa trasformarsi piano piano in lui. Questo, fratelli e sorelle, è il Natale. Accogliere ancora di nuovo in noi stessi quel bambino per vivere la sua stessa vita. Ma il Natale è anche manifestare la gioia, la novità di chi ha incontrato il Signore, la luce di questa nascita. E noi che siamo qui perché abbiamo fatto esperienza di Lui. E questo non solo deve darci gioia, ma questa gioia abbiamo il dovere di condividerla con tutti. Non dobbiamo dimenticare la responsabilità che abbiamo in quella grazia, rispetto a quella grazia e quella gioia che ci è stata donata. E allora che cosa dovremmo raccontare, ci potremmo chiedere, di questo bambino? Che cosa dovremmo raccontarci l'un l'altro? Forse che la gloria di Dio è proprio un bambino in fasce. Chissà che cosa ci aspettiamo pensando alla gloria di Dio. Beh, la gloria di Dio è un bambino in fasce. Il principe della pace è subito rifiutato. Non c'era posto per loro. E lo sappiamo bene che non c'è mai posto per i poveri nel cuore dei grandi. Allora dovremmo raccontarci e raccontare che dobbiamo cercare tra i poveri e attraverso mezzi poveri i segni del Messia che viene, del Messia che viene per la nostra salvezza. Lì lo possiamo trovare. Dovremmo raccontarci che innanzitutto il Natale è una grande lezione di umiltà, perché il Figlio di Dio nasce in una grotta, nasce avvolto di stracci.
per dirci ancora una volta quanto orgoglio c'è nella nostra vita, un orgoglio che ci impedisce l'incontro con Dio, ma anche un orgoglio che crea muri con gli altri, che impedisce la fraternità. Quanto l'aveva capito bene Francesco. Portaci, Signore, a Betlemme, portaci lì a contemplare, a respirare la tua umiltà. Forse anche noi sentiremo subito il canto degli angeli, se riusciremo ad essere più umili, a capire che cosa significa il tratto dell'umiltà di Dio. Ma c'è un'altra cosa che dovremmo raccontarci. Dovremmo raccontarci la scelta della povertà. Com'è possibile scegliere la povertà? Guardate, la povertà è una scelta da compiere. E sapete perché? Perché Dio l'ha scelta. Non dobbiamo avere grandi slanci da eroe per sapere che l'unica giustificazione per cui scegliere la povertà è che Dio l'ha scelta, la povertà di Betlemme, quella povertà che dice che l'amore mette soltanto le sue radici lì. E noi lo sappiamo che tutti siamo in cerca di un amore che riempia, che porti la luce nei nostri cuori. Allora ecco perché dovremmo raccontarci questo, di scegliere la semplicità, l'umiltà. E pensare che noi vogliamo sempre farci grandi. Noi ci vogliamo fare grandi e lui ogni anno ci rimette davanti che ci vuole piccoli, che ci vuole piccini. Allora, Signore Gesù, aiutaci ad arrenderci. Aiutaci ad arrenderci a questa piccolezza. La luce di questa notte, la luce che sfolgora in quel presepe, apre per noi un cammino. La forza del presepe sta proprio in questo, aprire un cammino e risvegliare quelle coscienze che sono intorpidite, svegliarci. E la strada che il presepe ci prospetta è quella dell'umiltà, della gentilezza, della cura, della tenerezza. Quell'umiltà, quella cura, quella gentilezza, quella tenerezza che cambia i cuori, che cambia il mio cuore e che cambia il tuo cuore. Allora, cari fratelli e sorelle, buon Natale, lasciamoci incontrare dal Signore, lasciamo che la sua luce risplenda nei nostri cuori. Amen.